Alcuni anni fa mi avevano invitato in uno di questi grandi concerti del 25 aprile ed eravamo in tanti a Firenze. A un certo punto avevamo fatto un pezzo tutti insieme avevamo cantato una canzone e un ragazzo che aveva 18 anni è venuto nel camerino e ci ha detto: bravi, veramente bravi, bellissima quella canzone che avete composto appositamente per il 25 aprile, quella canzone era Bella Ciao. E io ho pensato che dovevo cominciare a girare l'Italia, c'era qualcosa che non funzionava. C'è qualcosa che non funziona quando un ragazzo ti dice che tu hai composto Bella Ciao, cioè c'è qualcosa che non va, non funziona. Dunque, io sono originario di un luogo che si chiama Montesole, Montesole in provincia di Bologna. Allora, quando voi venite da Milano, uscite da Sasso Marconi, avete due possibilità per andare in Toscana: o vi prendete l'autostrada, però è inutile, siete già usciti, e poi andate verso Porretta Terme, cioè verso Pistoia, e a un certo punto, dopo il paese di Marzabotto, trovate una, all'altezza di Pian di Venola, non mi paga l'APT di Marzabotto, non prendo soldi. A Pian di Venola c'è un enorme cartello, che sono un cieco, è semplice, lo capiscono tutti, c'è scritto Parco della Pace di Montesole, no? Allora tutti pensano che alcune cose che sono avvenute nel 1944 sono avvenute a Marzabotto, invece no. No. Cioè, si chiama Marzabotto perché Marzabotto è il paese più importante di quelle parti, ma Montesole è il monte sopra. Dunque, non so se qualcuno di voi ha visto un film bellissimo di Giorgio Ligeti che si chiama L'uomo che verrà. E una parte di quel film è proprio girato nel cascinale, che era il cascinale di mia nonna e di mio nonno, dove la nostra famiglia, dunque mia nonna aveva fatto 13 figli, eravamo una famiglia che quando si decideva di incontrarsi eravamo un corteo, cioè potevamo andare in giro da quelle parti e fare un corteo, eravamo in tanti, tantissimi. E il sabato sera andava in scena una cosa che si chiamava la legge del gnocco fritto, cioè io l'ho chiamata la legge del gnocco fritto, e nella legge del gnocco fritto le donne lavorano e gli uomini non fanno un beato cazzo di niente. Ma proprio quando dico niente, e certe volte nell'intento di fare qualche cosa combinano dei guai gli uomini, cioè del tipo che si sente che Ginetto di Cadilandino, perché da quelle parti c'è, non so, Cadilandino è una casa, no? Cioè, però c'è anche la località Cadilandino. Ginetto, nell'intento di tagliarsi una mano, si è tagliato un salame, o viceversa, insomma, una roba vergognosa. E nella legge del gnocco fritto, meglio dire nella saga, voi sapete che cos'è il gnocco fritto, spero, no? Sapete che cos'è? Pasta del pane che viene fritta, no? Ma chiaro. E quindi è un modo comune per stare insieme, perché non è il piatto di spaghetti che tu mangi, no? Ognuno nel suo piatto. Cioè, ci sono questi bacini incredibili di pasta fritta, dove ognuno poi ci mette dentro il formaggio, il prosciutto, fa quello che crede. Le donne si svegliano prestissimo, cominciano a tirare il mattarello, è tutto un lavoro, una lavorazione. Un lavoro a tempo pieno, un lavoro a tempo pieno. Nella legge del gioco fritto i bambini sono dei rompicoglioni, cioè, ma proprio noi peraltro eravamo un gruppetto che in realtà, adesso io sono diventato giornalista, scrittore, narratore e altro,
e altri miei cugini sono diventati dirigenti anche di banca, cioè persone, insomma, però potenzialmente potevamo diventare dei piccoli Renati Balanciasca, eravamo portati a fare piccole bande di ragazzine, no? E quando tu vuoi appunto rompere i coglioni hai bisogno di un nemico. Cioè tu non puoi rompere scatole così, se no dici rompere scatole anche con tutti. E noi avevamo un nemico, che era un nemico naturale, era il nonno. Il nonno era perfetto, cioè era il nemico che tutti noi in qualche modo volevamo, perché il nonno raccontava sempre la stessa storia. E questa storia finiva sempre nello stesso modo, con questi bambini che venivano fucilati, e noi dicevamo, ma è possibile nonno, eh? È possibile che di tutte quelle migliaia, decine di migliaia di storie che ci sono nel mondo, sempre quella che finisce male, questi bambini che vengono ammazzati. Cioè, ce ne sarà una storia a lieto fine, dove non so, magari i bambini, qualcuno li voleva fucilare, però non ce la fanno fucilarli. No, sempre quella lì. E mio nonno si metteva davanti al camino, non so se qualcuno di voi, ma penso di sì, ha visto nel corso del tempo un film bellissimo che si chiamava Apocalypse Now, cioè questo finale con Marlon Brando dove lui si metteva proprio metà ombra, metà in chiaro, no? E dicevamo, nonno, ci fai paura, cioè ci stai facendo paura, perché ci stai facendo paura? Perché, cioè, qual è il motivo di farci paura? Poi potete sapere che un narratore come me, per raccontare delle storie, deve partire sempre da un fatto precedente, no? E io sono certo che voi in questo momento state pensando dove vuoi andare a parare, Bianchese, no? Perché ci racconti una storia che parte così da lontano, dai nonni, dai bambini, qual è il motivo? E la stessa cosa faceva il nonno. Il nonno partiva sempre dal 28 settembre del 1944, sempre dalla sera del 28 settembre del 44. E una volta pioveva e l'altra volta c'erano le stelle, tant'è che dicevamo, no, facciamo così, tu adesso ti metti da solo, fai un'assemblea con te stesso, nomini una maggioranza e un'opposizione e ci dici finalmente se quella sera del 28 settembre del 44 veramente pioveva oppure c'erano le stelle. E diceva, poi era un attore straordinario, perché quando faceva partire le storie prima, erano avvincenti, proprio tu sentivi proprio il rumore del vento, no? Che sbatteva le finestre, sbatteva le porte, e poi c'è tutto, faceva faceva queste robe qua, e noi arrivavamo come dei matti, dicevano, nonno, il nonno ha dei problemi seri, dobbiamo, infatti dicevano, mamma, secondo me il nonno è proprio una brava persona, secondo me c'ha dei problemi seri, e bisogna portarlo da uno bravo, che lo aggiusta, perché secondo me non c'è qualcosa. Cosa faceva mio nonno? Mio nonno faceva teatro civile, cioè mio nonno tutte le sere si metteva in qualcosa che aveva a che fare con un palco, sembrava un palco come questo, non aveva un regio, no, naturalmente. Ma ogni sera raccontava la stessa storia e la raccontava non agli adulti, ma la raccontava ai più giovani. E quella storia, sapete che cos'è? Quella storia inizia dalla mattina presto del 29 settembre del 1944, quando i nazisti in ritirata, accompagnati dai fascisti in camicia nera, perché questa è la storia, parlavano in dialetto emiliano, ma si travestivano con le divise della Wehrmacht, i vigliacchi. Portavano i nazisti in ritirata in questa zona che sta tra il fiume Setta e il fiume Reno, una vasta zona. I primi partigiani li affrontano all'inizio, quasi in pianura, e nel conflitto a fuoco viene ucciso il comandante Musolesi, detto il Lupo, che perde la vita
e gli altri uomini riescono a scavallare l'Appennino dall'altra parte, cioè cercano un rifugio dietro il monte dove i nazisti non sarebbero mai arrivati perché non conoscevano la zona, pur accompagnati dai fascisti. Poi quando cominciano a salire lentamente, come fanno i topi, ogni casa, ogni cascinale viene bruciato. Davanti alla chiesa di Casaglia c'è un prete che sta facendo la messa, si chiama Don Ubaldo Marchioni. Un soldato tedesco entra, prende la Luger e gli spara un colpo di pistola davanti a 1000 fedeli, attoniti. Poi i fedeli si domandano: adesso che succede di noi? E cominciano a pregare, chiudono la chiesa. Poi gli dicono a tutti di uscire, piazzano 2 mitragliatori, ne ammazzano 300 circa. I corpi senza vita vengono ributtati dentro nella chiesa, la chiesa da tale fiamma. Ma non sono contenti. Alcune persone vengono portate per esempio nel cimitero di Casaglia, che sta a 100 metri di distanza. Vengono ammassate 150 persone, metà di loro sono dei bambini. Metà di questi bambini hanno meno di 5 anni, che si nascondono dietro le gambe delle madri e dei padri. Allora i nazisti piazzano 2 mitragliatori agli angoli del cimitero e cominciano a dare fuoco. Se voi andate nel cimitero di Casaglia, io ci andrò dopodomani, farò questo spettacolo dopodomani a Casaglia, davanti alla chiesa, e entrate dentro nel cimitero, un piccolo cimitero di montagna. Se ci andate per esempio, non so, a febbraio, quando non c'è il 25 aprile, quando c'è il 26, 27, 28, 29 di aprile, poi maggio, la resistenza tutto l'anno, no? Non il 25 aprile, il 25 aprile sono tutti buoni di fare la resistenza, la resistenza l'ho fatta tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i sacri giorni, se sono 365 sono 365, se invece sono 366 sono 366, anche Ferragosto, anche Ferragosto. I mitragliatori puntano sulle gambe delle persone, tant'è che se voi entrate dentro in questo cimitero vedete che alcune croci hanno ancora dei fori di proiettile ad altezza di 20-25 centimetri. E alcuni di persone che ho portato mi dicevano: ma come mai? Perché volevano uccidere i bambini, infatti ci sono riusciti. Poi più giù, a 200 metri di distanza, a San Martino c'è la stessa scena. A San Martino prendono prima le donne e i vecchi, i bambini, li portano dentro nella chiesa, li uccidono, bruciano la chiesa. E poi i superstiti, soprattutto i bambini, li prendono, li portano nel cimitero di San Martino e li ammazzano tutti, come dei cani, così. Diranno anni dopo che i tedeschi e i fascisti erano andati lì per stanare i partigiani. Per esempio i neonati che erano partigiani, erano notoriamente dei pericolosi sovversivi. Neonati. Mio nonno faceva una cosa straordinaria che ve la voglio raccontare, cioè in questo cammino noi dicevamo: no, no, veramente adesso anche il 15 di agosto fa un caldo che veramente si muove. Possibile, siamo qua che siamo sudati come dei maiali e continuiamo a mettere la legna. Cioè, è inutile mettere la legna, non ci guardava e gridava: oh! Tutti i giorni bisogna mettere la legna, tutti i giorni, anche il 15 d'agosto, perché la legna sono le nostre parole. Questa sera non abbiamo un camino, non abbiamo il fuoco, ma abbiamo un sassofono, abbiamo la voce e vi racconteremo l'orazione civile per la resistenza, che è una preghiera laica, per noi che siamo laici, e per chi invece crede è un'orazione religiosa. A voi tutti il Teatro Civile, di Orazione Civile per la Resistenza. Grazie. Michele Fusello, al sassofono.